Musica per le tue orecchie, Marco Travaglio, secondo te esiste il partito di Draghi? Tu hai capito se c'è qualcosa davvero che bolle in pentola? Ecco. Esiste il partito di Draghi all'insaputa di Draghi o contro la volontà di Draghi, Esattamente. nel senso che tutti vogliono Draghi perché in realtà dicono Esatto. Draghi, ma in realtà vogliono un governo di larghe intese che tagli le ali, e cioè che tolga di mezzo i 5 Stelle da una parte, che tolga di mezzo Salvini e la Meloni dall'altra e che metta insieme pezzi dei partiti tradizionali e anche in parte della Lega e dei 5 Stelle, quella parte che non vuole andare a votare perché ha paura o se vince il sì al referendum, la certezza di non tornare più in Parlamento per fare altri 2 anni. Sarebbe una cosa che non avrebbe nessuna omogeneità e che sarebbe appunto un governo di sopravvivenza e Draghi, che è una persona seria, ovviamente in una compagnia del genere Beh, penso come che non questo. ci si metterebbe mai. Però, dato che non c'è solo Draghi, Esattamente ma come poi quegli alla ultimi fine, due. Esattamente, dato che scusami alla Marco, fine. cosa dici? No, Saluti? perché adesso ci sono dei partiti No, interi dico, che hanno sarebbe un fatto governo, delle sono d'accordo, sarebbe scelte, un governo mentre di lì sarebbero dei sopravvivenza come lo pezzettini sono presi di stati gli qua e di ultimi là. due. Ma no, Beh, ma il come Lega governo Lega 5 5 Stelle, PD, Stelle Renzi, è un governo. Bersani, Ebbè, ma sono i governi Grillo, fra i cioè tre quelli cosa partiti sono? che sono Dei arrivati primi alle elezioni e sono uguali? partiti rimasti interi, mentre quello sarebbe un governo che Sì, ma sono prende un po' incompatibili di tra di 5 loro. Stelle, ma Sono mica tanto, incompatibili mi tra di pare che. loro. Ma non mi pare, che questo Insomma, governo sia molto meno litigioso di tanti altri, ha superato, mi Lega pare, 5 una Stelle crisi non sono. drammatica. Il problema è cosa ne E sarà certo, di non loro fanno dopo le nulla. elezioni. Ma Se non attualmente, fai beh, non nulla, non fanno litighi. nulla. Alessandro, tu le puoi criticare finché vuoi, ma hanno fatto tre manovre finanziarie in 2 mesi. Quando mai l'hai visto una cosa del genere? Cioè, non puoi dire che non hanno fatto nulla, poi puoi dire che non ti piace quello che hanno fatto, però io credo che alla fine, se riusciranno a mettere insieme questo puzzle, a buttare giù Zingaretti e quindi a far saltare l'alleanza PD 5 Stelle e a mettere insieme questa truppa raccogliticcia, poi alla fine un presidente del Consiglio lo trovano, certamente non del prestigio di Draghi, ma un disperato come loro, disposto a tirare avanti per 2 anni in cambio del pennacchio di Premier, lo trovano. In questo Tipo momento Conte. l'operazione è quella di liberarsi di Conte e in subordine dei 5 Stelle. Se poi trovano i numeri potrebbero anche riuscire a farlo. Non so Sallusti? che cosa riuscirebbe a fare quel governo, però l'operazione è in corso.